Un'operazione antidroga condotta dagli investigatori della quarta sezione narcotici della mobile di Chieti ha portato a smantellare una fitta rete di spaccio di stupefacenti in città. Due anni dall'inizio delle indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di individuare in Pierluigi Bellia e Stefano Del Grosso i capi della fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo teatino. Hashish, marijuana e cocaina che veniva spacciata in pieno centro. L'attività investigativa ha portato al sequestro di 6,5 kg di hashish e marijuana, oltre a 120 grammi di cocaina e a denaro provente di attività di spaccio. Ad alimentare la rete di distribuzione in centro a Chieti era un cittadino bulgaro, uomo affidato del duo. Sarebbe lui il punto di riferimento per i giovanissimi acquirenti che si rifornivano presso il suo quartier generale nei giardini pubblici del centro. Bellia si riforniva a sua volta da un 38enne albanese residente a Pescara, con il quale era legato da un consolidato rapporto d'affari, da come emerge dai riscontri investigativi e dalle cessioni documentate. Un'operazione di polizia giudiziaria che, se da un lato blocca lo spaccio, dall'altro porta a galla un evidente disagio dei giovanissimi, che si traduce in un fenomeno che deve destare allarme. Soddisfazione e riconoscenza per il lungo lavoro di intercettazioni e appostamenti è stata espressa dal questore Annino Gargano, che racconta come i cittadini in passato gli avessero manifestato per strada e più volte preoccupazione per episodi di spaccio che si sarebbero svolti in pieno giorno e senza nemmeno celare la cessione delle sostanze.